Nuova missione, i cristalli dell'impero. Scopri la funzione del cristallo del Tevinter. Hai trovato un misterioso cristallo tra le rovine della cascata del dragone nel Tevinter. Forse ti tornerà utile. Ora dobbiamo riattivare tutte le varie cosine qua, quindi uno, due, quattro e cinque e sei. Poi lui ovviamente deve riattivare tutto, perché non si può fare, se no la roba non funziona. Lui pure deve riattivare questo. Lei c'ha tutto quanto quello che... No, non è vero, lei deve attivare l'uranio. Adesso ci abbiamo tutto attivo, a parte le cure di Anders. Let's go. Qui c'è Ubaul, che lo apriamo subito. Elmo del soldato. È un cristallo, però, che potrebbe tornare utile per qualche cosa, perché non ho mai visto un cristallo fatto così. E 8000 nemici. Non è che ci sono dei capi branco gialli, no? Fetta questi qua. Fetta leggera questi qua. Fetta leggera questi qui. Ah, però lì ce ne sta uno un po' golosello. Ho tirato una palla di fuoco, però l'ho frizzato. Non fa più una mazza. Ah, ce n'è anche un altro golosello. Mettiamo pure questo. Perché lei attacca lentamente, no? Sarà stato solo un attimo di attacco lento. Non ho capito sta cosa. Che fa? Altri cristalli del Tevinter. Che diavolo sta facendo? Meno male che è scomparso. Altri cristalli. Volontà dell'inflessibile. Volontà resistenziale. Perché deve droppare sta roba l'ircia a fine? Cioè, ormai il game praticamente qua l'abbiamo quasi finito. Perché mi devi dare dei drop mediocri? Lì c'è roba che si picchia, ma io voglio vedere prima di qua. It is begun. Lo sapevo che c'era un cristallino qui. Delle cavità ci sono. Fammi salvare, che mi fido poco. Quindi abbiamo attivato una torre. Torre delle fiamme, a quanto pare. Proviamo subito, ma forse lo possiamo tirare una volta sola. Qui c'è scritto uno. Ora riattivato può far esplodere un bersaglio con il suo fuoco. Questi qua non giocano, questi qua. Questa qua invece è... Allora, se non dà il crocchino, niente male. Vabbè, il nostro mago di supporto è qua. Cos'è sta roba? Cristallo. Devo frizzarlo questo qua, non è vero, perché non si frizza. Ah.
usare questo, credo che non lo potremo usare poi alla fine, ci sarà lo scontro finale. Cotta di maglia pesante in ferro, che non ci interessa, una cotta di maglia pesante in ferro e un cristallo. E il combattimento a quanto pare imperversa nonostante tutto. Qui sotto c'è un bozzolo di ciccia. Andremo a prendere. Avrò raccolto abbastanza cristalli da poterli piazzare qua? Che succede qui? Fasci vedere un po'. Sa che lì sbuca il nostro amicone. And so we meet again. No, Uther. That is not how this must begin. I owe you an apology, Commander. When last we met, I intended to explain myself. Fate, however, intervened. Sono fuggita, intendi? I restrained you only to prevent the misunderstanding that occurred with the rest of your order. Yeah, the sort of misunderstanding that ends with a field of dead bodies. I get those sometimes. I sent the Withered to ask for the Grey Warden's help. I should have anticipated that you might view our approach as an attack. I am rarely able to judge how your kind will react. It was most unfortunate. Perché volevi il nostro aiuto, però? My kind has ever been driven to seek out the old gods. This is our nature. When we find one, a blight is begun. Each time we attack your surface lands and you fight back until we are defeated, to break the cycle, my brethren must be freed of their compulsion. For that, I need Grey Warden blood. Quindi stai cercando di fermare i flagelli. Hundreds of thousands of my kind are killed before each blight is ended. It is a plague on our race. We do not begin a blight because we crave power or destruction. We obey the call of the old gods without choice. Perché adesso però lo stanno facendo lo stesso? Adesso non c'è nessun antico dio. Perché vi serve il sangue? In order to become what you are, you drink the blood of my kind. To transform. Similarly, we must transform. I have created a version of your joining that uses the blood of Grey Wardens. You take the taint into yourself. What we take is your resistance. That is how my brethren are freed. In your blood lies the key to their immunity against the call of the old gods. Fido poco, però. I like my blood where it is, in my veins. Tutto nero. E beh, in seguito come diventano le prole oscure? Once they are freed, the darkspawn think for themselves. They speak, they act. Some, however, have reacted poorly. They are flawed and they rage against me. The mother gathers them to stop me, as she seeks to stop you. I cannot defeat quindi è lui the quello il modellatore. And I cannot free the dark come l'aveva chiamato prima. L'architetto, che cacchio. Our goals are the same. This reeks of stupid. The last thing we need is more darkspawn thinking for themselves. Help me kill the mother. And after it is done, I will leave to continue my work. Sentiamo lui come si è liberato. I was born as I am, an outsider amongst my kind. Why? I do not know. Why does some of your kind become Grey Wardens? Why does some possess magic? I have no answers.
Sì, però sottrarre il sangue ai custodi è mostruoso. I thought it little different from your order's use of darkspawn blood. We both do what we must in response to the blight. The first blood came from Uther, freely given. She was a Grey Warden, as you are, and joined us many years ago. Però forse gli altri prole oscure non vogliono essere liberi, vediamo un po'. And how would they know when the choice has been deprived of them? Without choice, there is only one path before them, and that leads to the blight. I believe there is another way. Che sia vero, sentiamo che dice della madre. My most flawed creation. Freedom drove her mad, and she has poisoned the minds of the others. She has influence with the ones who have not been freed, and she gathers them as an army. I do not seek specie... to rule, my brethren. Prende una specie di parte dell'arcidemone, in buona sostanza, più o meno. Beh, proviamo. Dai, sono dalla tua parte, mi fido, vediamo. Faccio sempre in tempo a staccargli la testa se fosse sbagliato. Hey, if playing with their newfound minds keeps the darkspawn away from Orzammar, I'm happy. Ogren è un uomo ragionevole. No! No! This is a monster! I can't let you do this! Vuoi fermare i flagelli una volta per tutte? But who knows what other horrors this would unleash? You saw the children, didn't you? Diventa tutto nero. Di nuovo. È strana sta cazzina, è tutta rotta. Quindi? Non è bloccato il gioco, però. Oh no. Signori, Sigrun sta per lasciarci. Mi spiace molto. I guess that's supposed to be threatening. I'm sorry it had to come to this. I hope that the peace mi spiace per Sigrun, ragazzi. The mother lies ahead, Warden. I cannot approach her physically. Her children protect her from my power. But when you reach her, I will do whatever I can to help you. You have my promise. Questo finale sta andando completamente a rotoli. È morta Sigrun, un disastro, ragazzi, un disastro. Un assoluto disastro, veramente. Ah no, aspetta. Voglio prima lootare Sigrun e prendere la roba e poi provare a dargliela a lui. Devo vedere Nathaniel. Questo non ci frega niente. Pugni coi Barba Giorgi qua. Ma il corpetto che c'aveva lei? Non esiste. L'ho perduto il corpetto che aveva lei. Soprattutto cos'era questo codice? No, mi si è chiuso. Dannazione. Allora aspetta un attimo. Facciamo sto i cristalli qua. I shall do it. E questo ce l'abbiamo. Ci abbiamo lo stun adesso, che mi pare sia l'icona dello stun. Dicevo, ma andiamo su armature. Guarda, Frux. Quindi praticamente il corpetto che aveva lei è andato perduto. Così. Cioè, quello che ha lui è buono, per carità. Però, cacchio. Vabbè. Non ne sono felice. Kallak serve 35 forza per usarla. Ma lui stava bene con i due pugnali. Vediamo quello dell'esploratore. Mezzo a me. No, sta bene con quello che c'ha. Facciamo arrivare a 50 dex e 45 cose. Ogni volta che un personaggio abbatte un nemico ripristina parte del proprio vigore. Questo è ovviamente strong. Quello della legione era strong, però voglio vedere quelli delle ombre. Vediamo un po'. L'aspetto è un maestro inganno e può creare un'isca personalizzata. Ok. Questo fa un'esca, un decoy.
Notevole bonus ai danni degli attacchi alle spalle con forma d'ombra e un bonus permanente alla probabilità di colpo critico. Tanta roba. Questa è attiva, rilascia una tossina volatile e confonde tutti i nemici entro il raggio d'azione, mettendoli in fuga o costringendoli ad attaccare casualmente. Questo è da provare, eh. Le scance, frega niente. Bene, dobbiamo riattivare i nostri buff. Siamo a posto. Mi spiace, è successo un disastro. Un disastro, è morti tutti. Abbiamo dovuto dare fuoco alla città. Abbiamo dovuto uccidere Sigran. Porca pupazza, che disastro. Che disastro. 4 save game. Vabbè. Prima luto qua. Vestiti di Urtemiel. Rigenerazione del mana. Armatura. Magari sono buoni su di lui, non credo. Enders c'ha veramente una roba golosa. Vediamo un attimo. C'ha più rigenerazione, un po' più di armatura, più magia, però non dà la volontà. Vai, venduti. Sai che c'è? A me sti cosi mi fanno disgusto completo. Li voglio bloccare prima che facciano dei disastri. Me l'hanno buttato per terra. Erano un heavy, però sembra che stia andando bene per ora. Benissimo, direi. Un bel fight, tranquillo. Abbiamo subito dei danni che non so bene da dove arrivano, ma ok. Tra l'altro una cosa, regà, che questo gioco ce l'ha 2009, quindi più di 10 anni, no? Tu passi la telecamera vicino a qualcosa, la telecamera si avvicina, lo giri e si allontana, dove ritorna alla posizione originale dove l'hai lasciato te. Final Fantasy XIV, l'MMORPG, non lo fa e voi non potete capire il fastidio. Proprio il fastidio a livelli fuori dal comune. Lei sta proprio subendo un abuso per il fuoco. Missa pure un po', eh. Lo vedo che missa. Missa molto. Guarda il mio coso, ma perché ce l'ha con me? Guarda tu. Guarda, praticamente è morto Enders questo giochino. Questa è fatta. Andiamo avanti. Ogre corazzato. Tutto schifo. Chi più ne ha più ne metta. Tu tirati questo perché ovviamente non lo tira mai. Un milione di danni con sta cosa. Buttato per terra, brutte storie. Easy. Easy peasy. Ok,
potrebbe esplodere qua, senza potrebbe, è successo, non faccio neanche in tempo a andare in curata. Sti mob che ti buttano per terra sono proprio una rottura di coglioni. Certo, poi io non ci sto tanto attento in realtà, perché tipo la bastiga non muore uno, non fa niente. Questo si è rialzato. Mr. Anderson. Adesso lui non ha la speed, non ha tutte le cosine che... Praticamente quando muori dovresti togliere e rifare tutti quanti i buff a volte, no? Non capisco. Ok, andiamo avanti. Riprendiamo Sharwin. E qui c'è un eretico simpatico al quale gli diamo una bella bloccata subito subito. Tutti in modo. Facciamo un po' di danni ad aria. Brilliant manco tanto perché lui è quasi morto di nuovo, però diciamo più o meno brilliant. It shall be done. Apri, va. Tappeto di seta in questo posto dimenticato dal signore, non so. Cristalli vari, vabbè, dai, mettiamo sti cristalli qua, l'abbiamo capito tanto come funziona questa faccenda. It shall be done. E anche questa che credo sia un ritorno alla reliquia, altrimenti conferisce il potere di guarire gli alleati. Curioso che abbiano usato l'icona, quella che non è la guarigione ma è la rigenerazione del mana, ma va bene. Quindi adesso dobbiamo addentrarci dentro la fuffa.